Effrazione da parte di Chiara e Trigno. Nella scuola di Canale 5, il nuovo anno scolastico ha già registrato una violazione di regolamento da parte di alcuni allievi. A differenza di passati episodi legati a questioni di pulizia e ordine, questa volta la situazione è emersa attraverso i social network. Durante la puntata del Daytime di Amici 24, Alessandra Celentano e Anna Pettinelli hanno interrotto il momento di relax degli studenti, escludendo tutti tranne Chiara e Trigno, per evidenziare un episodio inappropriato. I due allievi avevano realizzato un video, inviandolo successivamente a delle fanpage, contravvenendo così alle regole stabilite. La reprimenda delle insegnanti, Alessandra Celentano ha aperto la discussione esprimendo la sua intensa delusione nei confronti di Chiara e Trigno. Nonostante gli sforzi di Trigno per prendersi la responsabilità e tentare di proteggere la fidanzata, la maestra ha mantenuto fermamente la sua posizione. Secondo la Celentano, Chiara è complice nel comportamento del cantante, poiché ha accettato di farsi riprendere. Inoltre, la docente ha stigmatizzato il fatto che Trigno avesse chiesto conferma della correttezza dell'azione prima di procedere. La Celentano ha affermato: "È la cosa peggiore che potessi fare. Perché Trigno ha sbagliato su più fronti. L'attuale edizione del Talent ha visto un cambiamento significativo rispetto al passato. Le nuove generazioni di allievi tendono a dare grande importanza alle dinamiche social, credendo erratamente che il consenso online possa tradursi in maggiore popolarità al televoto. Le docenti di Amici 24 hanno chiarito che la bravura artistica resta fondamentale. La Celentano ha ricordato che gli allievi sono lì per formarsi e costruire una carriera e non devono perdere di vista questo obiettivo. Anna Pettinelli, rivolgendosi a Trigno, ha sottolineato: "Mi hai deluso profondamente. Sei un grande attore.